la rubrica dedicata allo sport abbiamo deciso di cambiare un pochettino argomento, nel senso che abbiamo sempre intervistato protagonisti di questo mondo, delle varie discipline, delle varie specialità, che hanno raccolto e raccolgono risultati importanti sia a livello nazionale che internazionale, che portano il canavese in primo piano. In questo caso invece abbiamo deciso di fermarci un momento e di trattare un argomento molto delicato, il connubio tra sport ed educazione. Tutto questo nasce da una notizia di questi giorni che ci ha fatto molto riflettere. Partita del campionato Pulcini, quindi bambini giovanissimi, due genitori che sono entrati in campo e hanno picchiato un allenatore semplicemente perché pensavano che questo allenatore volesse sostituire il loro figlio, quindi far uscire dal campo e sostituirlo con un compagno, quando in realtà questo allenatore, visto che questo bambino mentre stava giocando aveva una scarpa slacciata, l'aveva richiamata per allacciargli la scarpa. Un episodio limite sicuramente, ma questo fa riflettere su come purtroppo ci sia molto da lavorare, perché continuiamo a dire che lo sport è vita, lo sport aiuta a maturare, però purtroppo ci sono anche degli esempi che ci fanno capire che bisogna lavorare tanto sulla testa della gente soprattutto. Per parlare di questo argomento e disquisirne un po', abbiamo deciso di invitare un uomo di sport, uomo di calcio ma non solo, che questo ambiente lo conosce molto bene, che l'ambiente dello sport lo conosce molto bene e che ha fatto proprio dell'educazione e della voglia di trasmettere ai giovani qualcosa di importante, veramente, diciamo così, un marchio di fabbrica. È Vitaliano De Gregorio. Vitaliano, ciao. Ciao Davide e buongiorno a tutti. Nino, ho chiamato te, ti ho proposto questa chiacchierata proprio perché sei uomo di sport con una lunghissima carriera, anche se oggi tu non sei uomo di campo, ma di fatto sei sempre, e le foto che scorrono dietro di noi lo raccontano, sei in mezzo agli atleti, agli sportivi, agli allenatori, ai dirigenti, ma soprattutto tu quel campo l'hai vissuto, tu quei ragazzi ci hai lavorato, li hai fatti crescere, gli hai dato anche un imprinting, e allora volevo parlare con te di cosa c'è che non funziona, che cosa stiamo sbagliando, perché è anche colpa nostra. Guarda, è un argomento che spero che non sia solo parole, ma che qualcuno ogni tanto si prenda la briga di fare qualche cambiamento, perché sennò facciamo come i giorni della memoria o certo, come i giorni che ogni giorno adesso è dedicato a qualcosa, certo, però poi dal giorno dopo ci dimentichiamo di tutto. Non vorrei che le mie parole avessero la stessa. Io vorrei che chi di dovere si assuma delle responsabilità, cominciando dalle società, dalle federazioni, perché il problema non è solo il calcio, ma in generale, perché certo, vivendoli tutti, magari meno eclatanti, però i problemi ci sono lo stesso, specialmente tra genitori e dirigenti, tra genitori e allenatori, tra società e bambini, perché questi bambini oggi li vedo come io, nei miei 41 anni e 8 mesi di lavoro, no? Che partivo tutte le mattine ma non mi divertivo, andavo perché questi bambini oggi non si divertono, sono troppo sfruttati, tra virgolette, certo, sì, sì. Non hanno attimi di pausa, noi, parlo dei miei tempi, eravamo dei selvaggi, perché dall'una del pomeriggio, certo, alle 8 di sera, finché la prima mamma non arrivava col bastone a dire venite in casa, eravamo sempre, se non avevamo un pallone, perché non tutti i certo, giorni ce l'avevamo, ci inventavamo mille cose. Oggi questi ragazzini non hanno sfogo, e certo, dirò una cosa che magari tutti non accetteranno, però questi problemi li abbiamo da quando c'è il tempo pieno alle scuole, perché 8 ore al giorno stare in casa, chiusi in scuola, e poi fare tutte le cose dalle 17 in poi, quindi tutto diventa complicato. È dura, mi metto nei panni dei bambini. Perché tanto tu sei anche nonno, quindi vedi tutti i giorni perché come vedere, si stanno facendo i tuoini. Poi, io l'ho sempre detto, quindi non è una novità, per me vedere impianti sportivi o impianti musicali o vuoti al pomeriggio è una tragedia, perché lo sport bisognerebbe farlo per i bambini al pomeriggio, non che arrivino poi alla sera. Certo. E quindi al pomeriggio sarebbe l'ideale, perché 8 ore, poi 2 ore, poi, quindi scarichi anche un po' la tensione e stai un po' meglio. Quindi questa era una cosa.
Io l'ho sempre detto e lo farei, non rientrerò più nel mondo del calcio, ma lo farei, ma lo facevo già prima. Scuole calcio a porte chiuse. Okay. Fino a 12 anni, anzi proporrei alle federazioni di provare per un anno. Mm-hmm. Lo provo. Scuole calcio a porte chiuse, tu porti il bimbo, Loli viene a prendere e buon, e ti disinteressi. Un po' come le società professionistiche di qualche anno fa. Un po' come la musica, la danza. La danza vanno a fare scuola, o il catechismo vanno a fare, e poi fanno a fine anno, fanno il saggio. Boh, è finita. Allora, facciamo scuola calcio a porte chiuse. Ti dirò ancora un'altra provocazione peggiore. Non ti fa, fino a 12 anni, 13, non ti faccio neanche vedere le partite. Addirittura? Sì, perché aumenterei la quota. Allora, ho fatto il calcolo più o meno a un genitore col nonno e i due genitori, anche se adesso le famiglie sono ancora allargate, quindi certo, possono anche di più. Beh, io ne faccio solo tre. 30 partite sono 450 euro all'anno, no? Più la quota, tu li versi alla società. Okay. La società si occupa di tutto, ma tu non vedi le partite. A fine anno la federazione o la società organizzano un grande evento, anche nazionale, partendo dalle regionali e poi, e si dimostra quello che i ragazzi hanno imparato. Dai 13 anni... Si mostra estremista. No, non è estremismo, è provare, perché allora se io vado, come ti ho detto, a musica o vado in qualsiasi altra attività, guarda, il genitore rimane fuori. Io ricordo un grande che ha cresciuto tanti tennisti, che si chiamava Nick Bollettieri. Tu portavi il bimbo lì e ti usciva quando era maggiorenne, non lo vedevi più. Agassi, che è passato sotto le mani di Bollettieri, aveva raccontato più di una volta che era effettivamente un padrone, ma lui se la aveva allontanato tutti proprio per far crescere quei ragazzi, Agassi, sì. Pensando unicamente a giocare. Guarda, e quindi ti dicevo, tu non vai, quindi lasciamoli lavorare sti allenatori, sti dirigenti, sti bambini, perché questi bambini, già che non si divertono, entrano in campo, sono assillati dall'allenatore, dal dirigente, dal genitore fuori, dal genitore avversario che ti offende perché hai toccato... Ecco, quella è la cosa. Ma ragazzi, tremendo. Allora faccio un esempio, sabato sono andato prima a Cereale e poi ad Andorra. C'è il torneo delle regioni, under 15, under 17, under 19, under 23 femminile. Al mattino sono passato da Cereale, ho visto la partita under 15, Campania contro Marche. Ma io che ero neutrale, ma vi giuro, i genitori avranno preso 3 giorni di vacanze per seguire. Vabbè, certo. Ma ragazzi, ma io mi vergognavo per loro, per quello che urlavano. Tra l'altro la Campania era più forte, nettamente ha vinto, ma non c'è stato un attimo che o con l'arbitro o con l'avversario. Ma... questo è qualcosa che, Nino, mi permette di dire, di mettermi in mezzo anch'io, visto che 30 anni che campi la calcio di giro, c'è stata un'evoluzione in senso negativo, perché ricordo, partite giovanili, è vero, c'è sempre stato il tifoso un pochettino più caldo, eccetera. Però nelle ultime stagioni, negli ultimi anni, effettivamente c'è stato un qualcosa che non ha funzionato. E ti ripeto, in che cosa abbiamo sbagliato? Perché diciamo, la colpa è anche un po' la nostra. Che cosa non abbiamo trasmesso a questi genitori che sono stati, erano molti di questi probabilmente i bambini, i ragazzini che abbiamo visto crescere anche in campo. Che cosa è successo secondo te? E ti chiedo ancora, può esserci che anche questa situazione è dovuta... Abbiamo passato un periodo difficile, la pandemia ci ha allontanato, ci ha un po' anche resi un po' più duri sotto certi aspetti. Può essere anche questo che abbia influito e stia influendo su questi episodi, perché nell'ultimo periodo c'è stato un boom incredibile. Ma guarda, questo c'è sempre stato, ci sarà sempre purtroppo, perché io vorrei dare, se andassimo a leggere il libro Cuore, no, che è di 150 anni fa, è di Mondo de Amicis. Allora il primo calabrese che si sente che venne in Piemonte fu 150 anni fa, ma non lo chiamarono mai di nome, lo chiamavano calabrese. Cioè. Quindi adesso ci offendiamo se chiamiamo uno... Sì, sì, con altri... Con altri. Lo hanno sempre chiamato, io il libro che l'ho letto tante volte lo hanno sempre chiamato... E tu sei calabrese, ricordiamolo. No, ma questo... C'era il grande Garrone,
che era il più grosso della scuola, quello che si prendeva sotto la sua ala i più deboli, certo. Li difendeva. Oggi non ti difende nessuno, oggi o sei sveglio, se no sei messo alla... E questo ne consegue anche da noi adulti, perché dovremmo cercare di aggregare tutti, certo. Non fare i clan, oppure quello il più bravo si fa la sua squadra, l'altro più debole deve sempre stare lì, prendere le stesse punizioni, gli stessi esempi con tutti, e però se tolgo quello perdiamo. No, perché l'altro è bravo, allora non posso usare le la stesse filosofia. Metodologie, no? Quindi lasciamo, e questa è una. La seconda, ragazzi, qua stiamo perdendo il senso. Noi fino ai 12 anni, 13, il risultato, non certo. I bambini dovrebbero solo giocare, giocare, giocare. Oggi invece c'è la necessità oggi di vincere. Oggi già a 6-7 anni c'è l'assillo del risultato, della vittoria. Ma scherziamo. Che molte volte, ti interrompo, molte volte non è neanche la squadra, la società. Ma chi sta fuori che deve vincere, sì, deve vedere proprio figlio vincere a tutti i costi. Io ti assicuro che al bambino, se si diverte, che ha perso o che ha vinto, non interessa, l'importante è che ha giocato, no? Certo. Invece no, ne facciamo una tragedia. Poi, se non gioca il bimbo, perché purtroppo non tutti i bimbi crescono allo stesso livello. Certo. Io fino a 15 anni ero grande e grosso, dominavo, dai 15 in poi ero il più scarso di tutti perché gli altri hanno imparato e io no, ma tanto per fare un esempio, sì, certo. Sì, sì, ho sì. Visto più bambini meno capaci andare poi su a livelli professionistici che quelli bravi, bravi, bravi che si sono persi perché certo. Hanno avuto tutti, non hanno mai fatto sacrifici anche quello. E alla fine si sono fermati, quindi bisogna che società, prima di tutto, prendano anche dei provvedimenti. Mm-hmm. E andare contro la purtroppo, purtroppo chi ci va di mezzo è il bambino che non ha nessuna colpa, ma se io società Pinco Pallo, non faccio nome perché sennò qualcuno Pinco Pallo, ho dei genitori che a metà stagione dammi che vado via, no? Sì, sì. Se vado a un'altra parte, l'altra società X chiama, scusa, certo. Com'è? Mi è arrivato questo, ti dico già, non prenderlo perché certo. Questo che io li chiamo piccioni viaggiatori, no? E poi ritornano sempre allo stesso certo, punto, vanno, provano, hanno le stesse problematiche perché se è un rompiscatole o se il bambino non è in grado di arrivare a certi livelli, non è che se passi da una parte all'altra... Sì, diventi già un fenomeno, il nuovo Messi, il nuovo Ronaldo. Se poi calcoliamo che il 95% di questi bambini che iniziano a giocare, il massimo che arriveranno in promozione, no? Sì, sì. Perché è inutile avere delle aspettative, certo. Perché questo lo dicono i numeri. Uno su un milione ce la fa. Beh, però, il nostro Canavese è da anni che non sforna, certo, sforna pochissimo, di un certo livello, certo. No? Eppure c'è delle società che lavorano, no? Certo. Ma non c'è con entusiasmo, con il lavoro, nostro certo. Canavese e il Cuneese, dove ero la settimana scorsa, ci sono tanti di quei campi di calcio vuoti, con l'erba alta così, perché manca la materia prima, certo. Che sono i bambini, e oggi manca anche la materia più prima, che anche se non si può dire, che sono i dirigenti, certo. Perché fare il dirigente è un po' come fare il sindaco, no? Oggi tante responsabilità. Crea delle problematiche, certo. Perché io, non è bello quello, però ogni tanto con i ragazzini, ne ho avuto tanti, l'ultimo anno ne avevo 480, se dovevo dare una strigliata la davo, oggi certo. Devi stare attento. Perché il discorso è quello che ci riferivo anche prima, il fatto che c'è sempre la voglia di... non da parte di tutti fortunatamente, però non si riesce più ad avere quel dialogo e quel confronto a livello educativo che è fondamentale, perché si dice la famiglia per prima, la scuola e lo sport sono alla fine i tre ambienti in cui il bambino diventerà, che poi diventerà l'adulto di domani, deve crescere, deve capire, avere quelle nozioni, è una spugna, quindi in quel momento apprende quello che ci servirà per crescere. Se manca all'interno di questi tre ambienti, il giusto input, alla fine ci troviamo con le situazioni che vediamo. Ma guarda, questo mi dà uno spunto eccezionale, perché ti dico, io ho avuto tre figli,
7 nipoti, quindi famiglia... con ognuno di loro devi usare una metodologia, certo, diversa. Questo io non voglio fare l'insegnante perché non sono in grado, quindi i professori, che per me è un ruolo fondamentale, e anche complicato, i catechesi o gli istruttori, con ogni singolo ragazzo, lo so che è dura, però certo, con ogni singolo ragazzo dovrebbero avere delle metodologie diverse, perché non con tutti puoi usare la stessa metodologia. Io sono contento perché oggi, con tutti i ragazzi che ho avuto, nati dal 62 fino al 2000, che vedo, specialmente quelli che vanno dal 70 all'80, ogni tanto mi ringraziano, magari per lo scappetto che gli ho dato, per la loro crescita, no? Certo. Perché è servito, in qualche modo è servito. Certo. Oggi se dici, ma anche un professore, vale la stessa cosa a scuola, oggi se ti permette di richiamare un attimo, ma digli per il suo bene, per dargli un suggerimento, certo, oppure digli guarda che stai sbagliando, apri di cielo. Sì, sì. E questo è un rischio. Il rischio è che lo studente stesso risponda male, ma poi che arrivi... È già lì, va bene. Non va bene. E il discorso è anche che eventualmente c'è qualcuno che deve difendere sempre a spada tratta anche quando c'è l'evidenza dell'errore, e questo forse è uno sbaglio che commettiamo tutti. Allo stesso tempo però faccio un po' l'avvocato del diavolo, perché tu giustamente dici bisognerebbe seguire un pochettino con più attenzione, però è vero che Nino, la vita, il ritmo, la frenesia di quello che stiamo vivendo. Vediamo appunto il mondo dello sport. Una volta, faccio un esempio che possa essere sciocco, però guarda solo come era una volta la pallavolo. Sono cambiati i numeri in modo perché bisogna restringere i tempi perché doveva essere fruibile in televisione piuttosto che le tempistiche di determinate certe regole sono cambiate perché è diventato più spettacolo. Ecco, forse anche quello. Oggi tutta la vita che stiamo vivendo, che è così frenetica, non ci permette, o non permette anche a chi dovrebbe avere un occhio di riguardo o comunque seguire più con attenzione i giovani. Voglio fare l'avvocato del diavolo e quindi non è che poverini possono moltiplicarsi 24 ore, sono sempre 24 ore, 7 giorni a settimana. No, questo è vero, questo l'ho visto anche negli ultimi anni del mondo del lavoro, certo, perché qua io sono entrato nel mondo del lavoro e... ho imparato, mi hanno insegnato. Oggi arrivi come il primo giorno, magari il giorno prima non hai mai fatto nulla, ti mettono già a fare un'incombenza che non è di tua, certo, competenza. Quindi purtroppo pretendiamo troppo da questi bambini, ma anche dagli adulti, da tutti pretendiamo. Certo. E purtroppo non tutti sono preparati alla stessa maniera. Bisogna dargli il tempo di crescere, bisogna organizzare lo facevo già 40 anni fa, magari la serata con un ex campione o con, certo, lo psicologo, che poi lo psicologo si serve, ma di solito a quelle riunioni a quelli a cui serve non vengono, certo, perché si sentono già fuori dal seminato. Perché quello servirebbe come ai alcolisti anonimi che vanno, perché se vado, certo, io un confronto per capire dove se si vado può io migliorare. Che non bevo, che sono astemio, è inutile che vado, sì, alla, sì, riunione degli alcolisti anonimi. Ma se io vado e si presentano sempre gli stessi che, certo, non hanno bisogno perché si comportano bene, hanno il bambino che gioca alla grande, ma quello che veramente ne ha bisogno non si presenta. Oggi abbiamo anche delle problematiche di religioni, di culture, quindi, certo, anche l'aggregazione è ancora peggio. Io l'ho già fatto, diventa più complicato, 55 anni fa come meridionale, quindi ti dico non ho mai subito traumi perché mi sono adeguato a tutto e, certo, anche alle parole, e non prendevo milioni di soldi, quindi... No, è vero che stai toccando un punto anche quello delicato, perché effettivamente oggi anche lì forse stiamo perdendo anche un po' il senso di certe situazioni. Attenzione, no, guai a mai, non bisogna avere rispetto nei confronti di avversari, eccetera. È anche vero che chi è uomo di campo sa benissimo che quando si è in campo a volte si tende a switchare un attimino, a perdere... un momento a essere meno lucidi, per poi l'importante è chiedere scusa e capire che la situazione allora, è. Allora, questo
ti ho detto, succedeva 50-60 anni fa, certo, anche. Non è che non... avevamo una fortuna. Alle 2 del pomeriggio, all'una, si facevano le squadre, di solito le facevano i due più bravi o i due portieri, ne sceglieva uno e uno, quindi erano equilibratissime le squadre. Giocavamo fino per 4-5 ore, sì, certo, ognuno che entrava da una parte e dall'altra. Quando la prima mamma verso le 7 di sera veniva e chiedeva, venite a mangiare, allora magari eravamo 99-99, sa chi segna questo vince, ma avevamo una fortuna, certo, non avevamo nessun adulto, sì, 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 giocavamo, ci facevamo da arbitro, ci davamo qualche scazzottata, qualche parola, ma il giorno dopo magari eravamo compagni di squadra. Certo. E quindi oggi... troppo animo. Io ogni tanto ho due figli che allenano e due nipoti che giocano. Vado a vederli, ma giuro, mi metto sempre in un angolino perché non voglio avere discussioni con nessuno. Ma sento dei genitori, dei nonni, l'altra volta in un comune qua vicino gliel'ho detto, se lei pensa di avere dei chierichetti in campo, non venga a vedere, perché il gioco del calcio purtroppo è anche, certo, ogni tanto un'entrata un po' più dura. E quindi se poi dici la parolaccia o una cosa al bambino avversario, certo, e c'è il papà vicino o l'altro nonno vicino, si scatenano quello che vediamo purtroppo. Quindi moderiamo anche le parole, stiamo, certo, attenti, andiamo a vedere e sostenere i nostri piccoli, i nostri, ma anche io vado a vedere Milan e Catanzaro, da 50, la prima partita l'ho vista nel 62, quindi non mi è mai successo nulla e non sono uno tranquillo, però cerco sempre di tenermi alla larga da tutto, non ho mai avuto nessun problema, addirittura alcuni derby un po' di anni fa, Inter Milan, andavamo a vederli, facevamo il pulmino tra interisti e milanisti qua della, certo, zona, e si andava al ritorno, chi perdeva stava nel portapagare. Io la vedo così ancora, sì, no? Deve almeno esserci un giusto, la giusta goliardia, il giusto, dare il giusto peso alle cose, diciamo la verità, Nino. Il messaggio che vogliamo dare non è quello che capiamo, è comprensibile che la situazione che stiamo vivendo è complicata a 360 gradi. Come hai detto tu, la vita di tutti i giorni, il lavoro, l'educazione, la scuola, tutto ciò che ci circonda. Però dobbiamo dare un messaggio positivo, che è quello di cercare ritornare, non che si stava meglio quando si stava peggio o fare dietrologia, però fermarsi un momento e capire che forse adesso è l'attimo giusto per evitare che si possa poi finire di nuovo a parlare, a discutere, a vedere in prima pagina storie come quella che ho raccontato all'inizio di genitori che devono per forza intervenire su cose che non c'entrano assolutamente. No, 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 hai ragione. Guarda, ti dico, adesso forse mi sfugge. Stavo per dire una cosa, ma non mi viene. Comunque... La questione è quella, Nino, che dicevamo prima. I social. Ah, certo. La rovina di tutto, una grande rovina, perché se a me serve per avere allacci in tutte le parti del mondo, certo, con degli amici. Ma bisogna saperlo gestire. Bravo, queste pagine satiriche, sì, sì, oppure pagine di tifosi. E ti posso parlare di calcio come ti potrei parlare di motociclismo, sì, come di o musica, di tennis, come... o di tennis, no, perché metterci contro Alcaraz e Sinner oppure Rossi, ma perché? Perché tanto loro fanno la loro vita, noi da tifosi. Allora, se io del Milan o del Catanzaro faccio la battuta nel mio gruppo e poi si intromette uno di Cosenza e l'altro di Reggio, certo, non posso offendere. Perché tu l'hai fatta come battuta, no? Certo. Oggi ai lupi gli daremo 4 gol. L'altro da sotto comincia a mettere figlio di, testa di. Purtroppo... E allora tu che gestisci quella pagina sei responsabile. Quando arrivi e vedi quelle cose dici, alt, ferma, certo, perché qua stiamo uscendo fuori. Sì, la nostra è una goliardia, è una cosa per la nostra squadra. Certo. Invece purtroppo vatti a vedere l'elenco. No, non ti preoccupare. Preferisco starmene fuori, perché se siamo io e Davide, che lui è della Juve, allora si può fare la battuta, ma lì no, perché assolutamente delle cose da censurare. È l'estremizzazione del periodo, è quello che dicevamo, e credo che quello sia il punto focale.
Stiamo quasi per chiudere. Nino, direi che abbiamo capito che dalle tue parole, da questa chiacchierata che abbiamo fatto, che se vogliamo migliorare siamo noi i primi a dover dare sempre un bel esempio, un buon esempio. Nino, tu l'hai dato, continui a darlo, ed è per quello che ti ho chiesto di fare queste due chiacchiere, proprio per dire: stiamo sbagliando, ci sono degli errori, fermiamoci un momento, ripartiamo, troviamo una soluzione perché siamo in tempo per poterlo fare. Perché se noi educhiamo bene i nostri figli, i nostri nipoti, i bambini di oggi che sono gli atleti del futuro, sicuramente loro avranno solo qualcosa di positivo da dare a quelli che saranno i loro figli, i loro nipoti. È, diciamo così, è una catena di montaggio. No, se sbagliamo all'inizio della catena... E poi è difficile da aggiustare. Sì, alla fine il risultato finale non funzionerà. Ma guarda, io ho sempre detto, datemi 100 bambini e ve li porto tutti tranquilli. Certo. Se arrivavo un adulto ero già rovinato, perché alcune mie metodologie magari non erano di sua... Però certo. Io non dico di essere stato il San Francesco del calcio. Però diciamo che hai dato un bel esempio. Io dicevo sempre una cosa: l'unico che si può incavolare qua sono io, gli altri dovete attenervi alle mie regole, no? Ti dico, Marchiselli, che era il presidente dell'AIA di Ivrea, quando doveva far esordire qualche ragazzo giovane che arrivava, o qualche ragazza, le prime volte ragazze, te le mando da te perché so che vado tranquillo. E allora io già quel giorno lì, all'ingresso, dicevo ai genitori di ambo le parti: occhio ragazzi, che voi pagate il biglietto ma siete a casa mia. Quindi oggi questi ragazzi sono alla prima partita, cerchiamo di capire e di non dargli contro, perché se no lo mettiamo in crisi. Il disagio e purtroppo lo allontaniamo da quello che potrebbe essere. Questo comunque dipende anche adulti, società, federazioni, perché ti dico, federazioni, per me quasi tutti gli sport sono stati contaminati, certo. Non solo il calcio. No, certo, ma purtroppo una volta si diceva il calcio è lo sport dove c'è tanta violenza, il tifo è violento. Purtroppo oggi vediamo episodi non solo sugli spalti, ma anche in campo di altri sport dove cattivi comportamenti, scene violenti, insulti, volano come se nulla fosse. Questa è una pagina che dobbiamo assolutamente cancellare il prima possibile. Vuoi che ti dico lui? Io avevo proposto al mio amico Furlan, sì? Detto: guarda, noi giochiamo a calcio, tu fai un ring in curva laggiù, chi vuole menarsi viene là. E tu... Beh, eventualmente con Alessio che lo aspetta, che almeno così gli fa capire come funzionano le cose. No, a parte le battute, veramente grazie Nino, perché ripeto, ci tenevo a uscire un po' dal nostro seminato solito, perché i risultati sono importanti, però effettivamente l'educazione e l'esempio è secondo me ancora più importante, perché se i ragazzi, come hai detto giustamente prima, crescono in un ambiente dove possono divertirsi e entrano in campo con un unico obiettivo, quello di passare una bella giornata insieme ai propri compagni, ai propri coetanei o eventualmente ai loro amici, quello è d'aiuto, tutto il resto va da sé. Grazie a te. Nino, grazie, alla prossima, bocca al lupo per tutto, perché tu sei sempre in giro, poi vediamo, aspetto poi altre foto con altri protagonisti, a breve, perché... Lo so che te sei sempre pronto a metterti in gioco quando c'è bisogno. Grazie, Nino, per l'opportunità e alla prossima. Grazie, alla prossima, grazie ancora. Ciao Nino, grazie.